avuto l'autorizzazione per 3 giorni di lutto regionale fino al 6 di ottobre ed è esattamente quello che abbiamo richiesto. Ringrazio il prefetto che si è fatto parte, diciamo, diligente, ci ha dato una mano per l'autorizzazione che era scontata, però insomma anche arrivata in tempi celeri a livello da Roma. E l'autorizzazione a 3 giorni di lutto cittadino, scusi, siamo in diretta, recuperano il... No, è lutto regionale, quindi per tutta la regione del Veneto, bandiera a mezz'asta, siamo davanti a una tragedia immane, noi non ne ricordiamo tragedie, o meglio, sono pochissime le tragedie a questi livelli, 21 morti, 19 dei quali tra le lamiere, due persone hanno perso la vita in ambulanza, e poi 15 feriti. Ricordo che tra i 15 feriti c'è una coppia di fratelli, 3 anni e 13 anni, ricoverati a Treviso, la mamma è morta e anche il compagno della mamma. E tra i deceduti abbiamo una bimba di un anno, poco più, una ragazza di 13-14 anni, siamo ancora nella fase di identificazione, e tra i feriti vi ricordo che abbiamo appunto due bimbe di 3 anni, una di 3 e una di 4 anni, e un ragazzo appunto del quale parlavo prima, che è un ragazzo austriaco, fratello di una delle due bimbe di 13 anni. E 5/6 di questi pazienti tra i 15 sono in pericolo di vita, sono in condizioni gravissime. Ci preoccupa moltissimo la situazione della bimba ricoverata di 3 anni a Padova, al centro grandi ustioni, che oltre ai traumi che ha subito c'è anche una grandi ustione.